L'ultimo saluto a Helmut Kohl dopo i funerali di Stato europei a Strasburgo è stato a Spira, in Germania, nella stessa cattedrale in cui l'ex cancelliere si riparò da ragazzo dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, a una ventina di chilometri dalla sua città natale. Qui 900 invitati hanno assistito alla cerimonia, una sfilata di presidenti in carica ed ex presidenti. Kohl mi disse che come polacchi non solo dovevamo stare nell'Unione Europea, ma che saremmo dovuti entrare nell'Unione Monetaria il prima possibile. Poi espresse il suo punto di vista sull'euro, dicendo che era un progetto più politico che economico. I funerali di Kohl sono anche un'occasione per riflettere sul futuro dell'Unione. Non abbiamo bisogno solo di Francia e Germania, ma dobbiamo coinvolgere altri paesi come l'Italia. Per l'Unione abbiamo bisogno di una sorta di rifondazione e non possiamo farlo da soli. Dobbiamo avere altri paesi al nostro fianco. Questa cerimonia mostra che l'asse franco-tedesco nei prossimi anni potrebbe essere forte come ai tempi di Kohl, quando il cancelliere tedesco cooperò strettamente con il presidente francese per costruire l'Unione Europea. Giro Sándor, Euronews, Strasburgo.